Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi rispondo alle domande che mi avete fatto su Instagram dedicate alla gravidanza. Ho aperto appunto qualche giorno fa la box con le domande, ne ho ricevute tantissime, me ne aspettavo tante, però effettivamente non così tante. È anche vero che molte si ripetono, cioè tante domande sono simili, sono uguali e quindi ho cercato di racchiudere e selezionare le domande più gettonate, quelle più appunto più fatte e inserirle tutte all'interno di questo video. Poi comunque anche su Instagram risponderò per chi magari non ha il tempo di guardare un video un pochettino più lungo qui su YouTube, ci saranno anche delle domande, delle risposte più flash sulla mia pagina Instagram. Se non mi seguite ancora, qui vi lascio il mio nickname. Detto questo, iniziamo. Se sentite casino, ci sono qui sul soppalco insieme a me le cagnoline Joy e Mocha che stanno giocando e fanno un po' di casino perché le loro unghiette qui sul parquet si sentono. Sentite? E quindi se sentite qualcosa in sottofondo sappiate che sono loro. Partiamo. Allora, non so neanche da dove partire perché ce ne sono davvero tante. A che mese sei? In realtà ho già risposto anche su Instagram. Sono entrata nel quarto mese, ormai da una settimana abbondante, esattamente sono a 14 settimane più 4 giorni, quindi diciamo che sono quasi a metà del quarto mese. Come stai? Come sono stati i primi mesi? Nausea, eccetera. Allora, io sto benissimo. È impossibile fare un video se ve le faccio vedere, stanno girando intorno al tavolo. Gioia rincorre Mocha e viceversa, proprio come due bambine. Comunque, dicevo, allora, io sono sempre stata benissimo, non ho mai avuto nausea, mai una volta, non ho mai vomitato, mi sono sempre sentita super in forma, anche i primi mesi, che di solito si dice, i primi mesi sono un po' stancanti, si ha voglia di dormire sempre, ci si sente stanche, si hanno meno forze. Per me non è stato così. Sarà il fatto appunto di non aver avuto la nausea. Un po' di stanchezza più verso sera, l'ho avvertita nelle prime settimane dopo aver fatto il test di gravidanza. Però una cosa, ragazzi, davvero leggera. Magari anziché andare a dormire a mezzanotte, andavo a dormire e mi mettevo nel letto alle 10, 10 e mezza. Però non è che mi addormentavo, ad esempio, sul divano o a tavola mentre stavamo cenando, come invece ho sentito dire da molte donne. Nel mio caso non è stato assolutamente così e forse sarà anche questo il motivo per cui sto vivendo così bene la gravidanza, proprio perché sono sempre stata da Dio benissimo. Tant'è che mi sono a volte anche un po' preoccupata, specialmente prima di fare la prima ecografia che l'ho fatta a metà della settima settimana, perché ero talmente in forma, talmente con voglia di fare, energica e senza nessun tipo di sintomo e nausea se non il seno leggermente più gonfio rispetto al solito. Quello, diciamo, è stato l'unico sintomo che ho avuto e un po' di crampettini alla pancia ogni tanto, ma durati tipo 5 minuti nel corso di una giornata di 24 ore, quindi davvero una cosa super super minima. E quindi insomma mi preoccupavo un po' perché mi chiedevo: ma sarà tutto ok? Ma sarò davvero incinta? Però il test diceva di sì, per scrupolo poi ne ho fatto un altro, ma anche quello ha super confermato la gravidanza. E quindi alla fine, quando sono andata dal ginecologo, gli ho proprio fatto la domanda: ma è normale non avere nausea, stare benissimo, non essere stanca? E lui mi ha detto: sì, è normale, c'è chi sta male, c'è chi invece sta benissimo, quindi ritieniti soltanto fortunata. Quindi sono davvero molto molto contenta che è iniziata bene e spero prosegua così fino alla fine. Avete già in mente i nomi? Allora, ni. Abbiamo più idee sui nomi maschili, abbiamo 3-4 opzioni, anche se in realtà saremo indecisi tra due nomi in particolare. Per quanto riguarda invece i nomi femminili, non dico che abbiamo un vuoto, ma ce ne sono davvero pochi che ci piacciono. Non lo so, non troviamo il nome femminile che ci convince, non ce l'abbiamo ancora. Quindi se sarà femmina, perché ancora non sappiamo il sesso, un'altra delle domande super gettonate, sarà
sarà davvero difficile trovare il nome perché non ne abbiamo assolutamente idea. Come hanno reagito i vostri genitori? Ti adoro, un bacione, grazie. Allora, hanno reagito benissimo, ovviamente molto contenti sia i miei genitori che i genitori di Ste. Era una cosa che volevano ormai da un po' entrambi. Ogni tanto la frecciatina ce la tiravano, però non se l'aspettavano, perché noi comunque abbiamo sempre detto: ma sì, c'è tempo, è una cosa sicuramente che vogliamo fare, però vedremo quando arriverà. Al momento stiamo bene così, quindi in realtà nessuno era realmente pronto a questa notizia, quindi sono stati ancora più contenti. Farai il baby shower con la rivelazione del sesso? Sì, la faremo. In realtà sto già organizzando da diverse settimane, sto comprando un po' man mano l'occorrente che ci serve proprio per la festa che faremo qui a casa. Siamo parecchi perché ci sono tutti i parenti, sia dalla mia parte che dalla parte di Ste, quindi alla fine siamo davvero tanti, però non ci sembrava carino selezionare soltanto alcuni parenti e quindi alla fine abbiamo deciso di invitare tutti, tutti vengono e quindi siamo in parecchi. In realtà però quel giorno, su nostra scelta personale, io e Ste sapremo già il sesso insieme a mia sorella, perché lei al momento è l'unica che lo sa, perché vogliamo scoprirlo in intimità. Quindi soltanto io e lui. Infatti ho qui lo sparacoriandoli. All'interno di questo ci sono i coriandoli o azzurri o rosa. Andremo a scoprire il sesso fra qualche giorno, magari la settimana prossima, ancora non abbiamo deciso. Questi li ha comprati mia sorella perché, come vi dicevo, al momento è l'unica che sa il sesso del bambino oppure della bambina, e quindi ho fatto fare tutto a lei. Li ha ordinati, sono arrivati a casa sua, li ha preparati e poi me li ha fatti avere, quindi ce li ho qua. In realtà ne ho più di uno perché gli altri li abbiamo presi per la festa che appunto andremo a fare, però noi sapremo già il sesso, ma sarà una sorpresa, diciamo, per tutti gli altri. Non vedo l'ora di vedere come sarà. Speriamo nel bel tempo, perché l'idea è farla in giardino. Quando hai il termine? Avrò il termine a fine ottobre, quindi in realtà potrebbe nascere a ottobre ma anche a novembre. Vediamo, sono curiosa di vedere quale sarà il mese, perché essendo proprio alla fine il mese può variare, vediamo. Una domanda che ho ricevuto tantissimo e che devo ammettere mi aspettavo è questa: dopo quanti tentativi è arrivata la cicogna? Noi è più di un anno ormai che ci proviamo. Tante sono le domande così. C'è anche chi ha chiesto se è stato cercato o se è capitato. Io credo che nel 2022 è difficile, se non si prendono le precauzioni, che questa cosa accada, nel senso, si sa che se si hanno rapporti non protetti può esserci questo inconveniente, questo rischio per chi magari non desidera un figlio in quel momento. Il nostro è stato assolutamente voluto e cercato. Per quanto riguarda invece dopo quanti tentativi è arrivata la cicogna, perché mi avete anche scritto: ma è arrivato subito oppure ci avete messo un po' di tempo? Allora, vi dico la sincera verità. Io, ma in realtà anche Ste, eravamo convinti, ma convinti, che sarebbe arrivato subito, proprio convinti, un po' perché in famiglia, ad esempio, per mia mamma è stato così, sia con me che con mia sorella. Nel momento in cui hanno iniziato la ricerca, io e poi mia sorella successivamente siamo arrivate al primo tentativo, un po' perché anche conoscenti, amiche, così, sono praticamente rimaste incinta quasi al primo colpo, e quindi davamo per scontato che anche nel nostro caso sarebbe stato così. Invece non è così. Io ho scoperto con il passare dei mesi che in realtà è molto più comune metterci più tempo che non metterci poco tempo. Vi devo confessare che all'inizio ero molto tranquilla, cioè è passato qualche mese, però non mi ero preoccupata. Poi i mesi passavano, qualche domanda inizia a fartela, no? Ti chiedi: ma ci sarà qualcosa che non va, magari devo fare qualche controllo, magari possiamo avere problemi, magari non possiamo avere figli? Questa domanda prima di ricercare il figlio non me l'ero mai fatto, meglio me l'ero fatta da giovane, però poi dicevo: ma sì, ma sicuramente. E quindi non avevo mai fatto dei controlli, né io né lui, per avere effettivamente la certezza di questa cosa. E in realtà io vi consiglio di informarvi, perché purtroppo ci sono
sia dal lato maschile che dal lato femminile, problematica, quindi non sempre è possibile riuscire a realizzare questo desiderio. Quindi, insomma, nel nostro caso sono passati parecchi mesi. Ne ho parlato anche col ginecologo, sono andata 2 o 3 volte prima poi effettivamente di restare incinta per vedere quali potessero essere le problematiche. In realtà grandi problemi non è che ce ne fossero, io semplicemente avevo un problema di assenza di ovulazione sostanzialmente. C'erano mesi, la maggior parte dei mesi, dove io non ovulavo, quindi senza l'ovulazione non può esserci una gravidanza. E questo ha iniziato un po' a farmi preoccupare, perché mi chiedevo, cavolo, se questo mese non c'è neanche l'ovulazione, è un mese che va sprecato e passa il tempo. Non volevo che passasse troppo tempo, perché comunque era una cosa che poi, quando inizi a desiderare, la vuoi concretizzata anche nel giro poi di poco tempo, anche se so che è sbagliato. E quindi un po' di pare me le sono fatte, devo essere sincera. Poi però, quando ho visto il test positivo, ho dimenticato tutti i mesi passati totalmente. Ci sono stati dei mesi un po' più difficili dove a volte magari piangevo perché non, neanche quel mese non era andata bene. Magari invece c'era quel mese che ero positiva, dicevo vabbè, arriverà, evidentemente non è questo il momento. Quindi non preoccupatevi se ci state mettendo più tempo di quello che credete, perché è assolutamente normale. Entro un anno di ricerca, se avete meno di 35 anni, è del tutto normale, quindi abbiate pazienza. So che non è facile, perché comunque è capitato anche a me vedere o il ciclo arrivare oppure il test negativo, però alla fine, se davvero ci credete, se non ci sono problematiche particolari, alla fine arriva, quindi dovete stare assolutamente serene. Per quanto riguarda quello che dicono alcuni, non pensarci troppo perché la testa blocca, io ci credo, ma fino a un certo punto, perché alla fine nel mio caso io potevo anche non pensarci, ma se non ovulavo era impossibile. Quindi alla fine il medico, fortunatamente, il ginecologo ha capito qual era il mio problema e nel giro di poco poi abbiamo risolto, quindi sono davvero contentissima. Prossima domanda: quando avete deciso di avere un bambino? Io ho interrotto la pillola esattamente un anno fa, quando ho fatto il test. Ho interrotto la pillola a gennaio dell'anno scorso, proprio perché avevamo intenzione di lì a breve di cercare la gravidanza. Quindi io a gennaio interrompo la pillola, faccio passare qualche mese per mia scelta, perché volevo dare il tempo al mio corpo di riprendersi, anche perché ho preso la pillola, ragazze, per tantissimo tempo, per 10 anni di fila, e non l'ho mai interrotta. Era una pillola sì leggera, comunque era sempre una pillola che io ho preso per 10 anni. Quindi ho preferito aspettare un po' di mesi prima di iniziare la ricerca. In realtà ne ho aspettati parecchi, quindi ho fatto riprendere bene il mio corpo, e dopo, quando ci siamo decisi, abbiamo iniziato a provare e come vedete, appunto, non è arrivato subito, però forse anche il fatto che non sia arrivato subito ci ha dato, ci ha preparato al momento che poi è stato quello del test positivo. Perché se uno, io penso che se uno ci decide di averlo, ci prova e ci resta subito, forse lo shock è ancora più forte. Invece noi abbiamo avuto il tempo, i mesi, per prepararci a questo, anche se ancora non ho realizzato totalmente l'uniste, perché comunque movimenti ancora non ce ne sono, perché è troppo piccolo, pancia non ce n'è, io sto benissimo. Quindi a volte mi chiedo, ma sono incinta davvero? Ma è successo davvero questo? Quando? Perché io sto troppo bene. Comunque, diciamo che questo desiderio è iniziato a far parte un po' dei miei pensieri dall'anno scorso, e poi lo abbiamo concretizzato alla fine, entro l'anno, da quando abbiamo iniziato a pensare a questa cosa. Quindi dai, siamo contenti. Prendevi contraccettivi? Se sì, quanto tempo prima hai dovuto smetterli? Come ho già risposto alla domanda, io sì, ho preso la pillola per una vita. In realtà, quando ho interrotto la pillola, non ho neanche parlato col ginecologo, io l'ho interrotta, e dopo circa 4 mesi dall'interruzione sono andata a fare un controllo, semplicemente un controllo di routine, ed era tutto ok. Quindi
In realtà, secondo me, se decidi, cioè, se si decide di cercare un bambino, si possono interrompere i contraccettivi e iniziare subito la ricerca. Almeno questo è quello che mi è stato detto, però consultatevi sempre con il vostro ginecologo o medico perché si sa mai. Continuerai a fare video dopo il parto? Sì, non vedo quale sia il problema. Se il bimbo, la bimba mi darà la possibilità di avere del tempo per fare video, assolutamente li farò. Magari non sarò super attiva subito dopo il parto. Sicuramente sarà così perché sarà abbastanza impegnativo, però continuerò assolutamente a fare contenuti perché comunque è una cosa che mi piace fare, quindi continuerò. Come mai avete scelto di non sposarvi prima? Chiedo perché mi sembra che sia molto comune, ma in realtà non c'è un vero motivo. La priorità che adesso volevamo era allargare la famiglia. Avevamo più voglia di allargare la famiglia che non tanto di sposarci, anche perché io credo che una coppia che sia sposata o meno, se c'è l'amore, quella è la cosa più importante. Quindi non fa la differenza il matrimonio, almeno per quanto mi riguarda. Mentre un figlio la fa, quindi abbiamo assolutamente preferito prima allargare la famiglia. Poi magari arriverà anche il matrimonio, però adesso non è nelle nostre priorità. Come hai gestito lo stress d'attesa? Come vi ho detto prima, c'erano dei mesi dove ero più rilassata, dove ci pensavo meno e se poi arrivava il ciclo pace, dicevo vabbè, sarà per il mese prossimo. C'erano dei mesi invece dove mi chiedevo ma perché, ma perché, ma c'è qualche problema e allora magari andavo a fare la visita dal ginecologo e gli dicevo: ma come mai non è ancora successo? Lui mi diceva: stai tranquilla, non c'è niente che non va. Quindi, alla fine, fortunatamente non mi sono fatta prendere troppo male, però devo ammettere che qualche momento no c'è stato. È ovvio che ci sia, è normale. Quindi, se anche nel tuo caso ci sono dei momenti no, prendili tutti, se ti viene da piangere, piangi, se vuoi sfogarti, sfogati, perché è normale. Farai la cameretta prima della nascita, ma certo, assolutamente sì, adesso è ancora un attimino presto, credo che inizieremo a pensare alla cameretta per l'inizio dell'estate, quindi magari a giugno iniziamo a preparare un po' quella che sarà la cameretta, che sarà nello studio, quindi svuoteremo totalmente lo studio e lì faremo la cameretta perché alla fine è la seconda camera più grande di tutta la casa e vogliamo utilizzare quella. E non vedo l'ora, ho già un sacco di idee, non vedo l'ora di partire. Ovviamente vi farò vedere tutto. Farai il DNA? Io l'ho fatto da poco, sì, l'ho già fatto in realtà da più di 3 settimane. Il DNA fetale è un esame non invasivo che si fa facendo un semplice prelievo di sangue, è a pagamento, ha un costo anche abbastanza alto, non è obbligatorio. Chi vuole lo fa, chi non vuole non lo fa. Noi abbiamo voluto farlo perché comunque vanno ad analizzare il DNA e vedono se ci sono delle anomalie, se il bambino non sta crescendo bene, se c'è qualche malformazione, come ad esempio la trisomia 18-21 e un'altra che mi sta sfuggendo. Noi abbiamo voluto farlo per essere più tranquilli. Fortunatamente è risultato un basso rischio, quindi adesso siamo ancora più tranquilli e sereni. Nel DNA viene riportato anche il sesso, visto che molte di voi mi hanno chiesto, mi hai fatto il DNA fetale perché non sai il sesso? Il motivo è semplicemente perché per noi non era tanto importante sapere il sesso con il DNA fetale, ma sapere che tutto stesse procedendo bene. Ovviamente adesso che sappiamo che è tutto ok e che il sesso è già segnato, lo vogliamo sapere, però possiamo aspettare tranquillamente. Insomma, non abbiamo quella fretta di sapere a tutti i costi il sesso, cioè non ce l'avevamo quando è arrivata la mail. Abbiamo preferito aspettare anche per goderci un po' ancora delle settimane con il dubbio, ma sarà maschietto, sarà femminuccia? È stata una nostra scelta. So che la maggior parte quando arriva l'esito del DNA vogliono sapere subito anche il sesso. Nel nostro caso non è stato così. Preferisci un maschietto o una femminuccia? In realtà non abbiamo preferenze anche perché è il primo, quindi che sia maschietto o femminuccia va benissimo uguale. Io mi sono sempre vista, ma fin da ragazzina, mamma di una bimba nel mio futuro, sempre. Adesso che so che deve arrivare un maschietto oppure una femminuccia, non ho una vera preferenza. Ci sono delle sensazioni che mi portano verso il maschio e ne ho altre che mi portano verso la femmina, quindi è davvero, davvero uguale. Siamo curiosi di saperlo, però davvero no, non fa differenza. Ancora congratulazioni ad entrambi. Tu ti senti che sarà maschio o femmina? Per restare un po' nella tema domanda di prima.
Allora, io ho sempre avuto la sensazione, fino a quando sono rimasta incinta, che fosse un maschietto. Nelle ultime settimane avevo più la sensazione che fosse femmina, dopo aver visto la seconda ecografia e dopo aver visto un po' il profilo del viso, eccetera, ho avuto più la sensazione che fosse femmina. Oggi come oggi, quando mancano davvero pochi giorni alla scoperta, non ci sto capendo più niente. A volte dico è maschio, no è femmina, no è maschio, no sarà femmina. Non lo so, non so più cosa aspettarmi, quindi dobbiamo soltanto aspettare e vedere. Quindi, le visite che avevi fatto erano mirate alla gravidanza? Allora, se mi seguite da un po', questa sarà l'ultima domanda, ragazzi, perché visto che sto registrando da un sacco, se mi seguite da un po', in realtà io già a settembre, dopo le vacanze, vi avevo parlato che ero andata dal ginecologo perché avevo avuto un'assenza di ciclo per più di 2 mesi. Io ho avuto praticamente... ho fatto l'estate senza mestruazioni sostanzialmente e lì pensavo sono incinta, invece no, non era così, quindi visto che stavamo cercando la gravidanza e il ciclo non arrivava mi sono un po' preoccupata, sono andata quindi a fare dei controlli dal ginecologo e in sostanza ero andata in amenorrea. Allora lui mi ha dato delle pastiglie per farmi venire le mestruazioni e ho seguito questa cura per circa... per quanti mesi? Per 2 o 3 mesi, più o meno. E nulla, direi che ho risposto a quelle più gettonate. No, ce n'era una a quale volevo rispondere, ma non la sto trovando. Eccola qua. Come mai sei già in maternità? Allora, io sono in maternità anticipata, non perché ci siano problemi... nella gravidanza, non che sia una gravidanza a rischio, ma semplicemente perché il mio datore di lavoro, ma penso che sia un po' così per tutti i lavori nel commercio, essendo un lavoro dove io sono sempre, devo stare sempre in piedi durante tutto l'orario lavorativo e non posso svolgere altre mansioni che quindi mi danno la possibilità di stare seduta, come ad esempio, non so, stare seduta a una scrivania, ma tutto l'orario di lavoro io dovrei svolgerlo in piedi. Il datore di lavoro richiede subito dopo la prima ecografia, quindi subito dopo che il ginecologo dichiara la gravidanza, la maternità anticipata. Mi sento molto fortunata in questo perché alla fine io sono già a casa, mi sto godendo appieno la maternità e sto bene, quindi davvero non potrei chiedere di più. So però che la maggior parte vanno a lavoro fino al 7º o all'8º mese, comunque 2 mesi prima del parto, perché poi da lì parte la maternità obbligatoria. E quindi so di essere davvero fortunata su questo aspetto e... per questo sono in maternità, non perché ci siano problematiche, ma soltanto per un discorso lavorativo. Nulla, dai, penso di aver risposto bene o male a tutte, anzi sicuramente non ho risposto a tutte, però a quelle un po' più gettonate sì, quindi nulla. Io spero che il video vi sia piaciuto, se avete altre curiosità fatemele qui sotto, magari poi riprenderò un po' di domande e cose di questo tipo anche all'interno di un vlog o di un video generico. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!